Nessuno probabilmente ha esercitato un'influenza spirituale sulla via della Russia quanto San Sergio di Radonezz. Egli è certamente all'origine di quel grande rinnovamento della vita spirituale che diede vita al cosiddetto secolo d'oro, contribuendo non poco a portare alla Russia quel grande paese dentro la storia e la tradizione dell'Europa. Bartolomeo Kirillovich nacque presso Rostov verso il 1314. All'età di 14 anni si trasferì con la famiglia a Radonezz per sfuggire alla persecuzione delle milizie moscovite. Nel 1328, morti entrambi i genitori, con il fratello maggiore Stefano, rimasto vedovo, si diede a vita eremitica. 3 anni dopo, non potendo il fratello sopportare i rigori dell'inverno russo, prese voti nel vicino monastero di Kotkovo, assumendo il nome di Sergio. Qui tornò al suo eremo, dedicandosi alla preghiera, alla letteratura delle scritture e al lavoro manuale. La fama della sua vita esemplare attirò monaci in quello che fu chiamato il monastero della Trinità. Successivamente il vescovo ordinò sacerdote Sergio, nominandolo abate. Il numero dei monaci continuava ad aumentare e il patriarca di Costantinopoli, Filoteo, gli consigliò di aprire il monastero alla vita cenobitica. Da allora il ruolo del santo nella vita spirituale, nella sfera politica russa, crebbe sempre più. Nel 1365 egli interviene per scongiurare una guerra civile tra i principati di Mosca e di Rostov, mentre il principe Dmitri si rivolse a lui per avere la benedizione prima della battaglia campale contro i tatari a Kulikovo, presso Mosca, mentre altre missioni lo impegnarono, fece ritorno al monastero della Trinità, dove la morte lo colse il 25 settembre 1935. Il monastero divenne con gli anni meta di pellegrinaggi. Nel 1744 fu scelto come sede del patriarcato russo e vi fu trasferita la scuola di teologia. Chiusa al culto nel 1918 a causa della rivoluzione d'ottobre e trasformato il museo, il complesso monastico fu riaperto nel 1946.